Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Sono circa 28 anni che bazzico su questo pianeta e tra tutte le idee che mi sono venute negli anni, quella di aprire questo canale YouTube è stata sicuramente una delle più improvvisate. Ho fatto già uscire un paio di video così, tanto per provare, poi però mi sono reso conto di una cosa, che io con voi non mi sono mai presentato. E siccome in questo canale parlerò della mia vita, delle mie passioni e dei miei hobby, mi sembra doveroso nei vostri confronti che io mi presenti. Per cui sedetevi comodi e benvenuti nella vita di una rockstar di non successo. Tutto iniziò l'11 giugno del 1995, quando in quel di Roma nacqui io. La felicità di mia madre e quella di mio padre erano alle stelle, quella di mio fratello un po' meno, perché comunque sia tutte quelle attenzioni che prima erano rivolte solo a lui adesso sarebbero state divise per due, e anche perché piangevo sempre. Passano gli anni, inizio a crescere, inizia il periodo della scuola, ma c'è una cosa che non cambia, ossia il fatto che io continuo a piangere senza motivo, tanto da spazientire anche le suore che gestivano la scuola dove andavo. Finito il periodo delle elementari, iniziano le medie e finalmente qualcosa cambia, ossia il fatto che io inizio a piangere un po' di meno. Però inizia proprio da qui uno dei peggiori periodi della mia vita, finora. Infatti, mentre tutti gli altri ragazzini pensavano ai videogiochi, a divertirsi, alle prime esperienze amorose, io dovevo fare i conti con un mostro terribile che era la prof di italiano. Sia chiaro, io parlavo benissimo italiano, però questa signora se l'era presa con me per qualche motivo e quindi trovava qualsiasi espediente per mettermi a disagio davanti a tutti. Così. Tanto per. Però, meno male, le medie durano solamente 3 anni. Iniziano quindi le superiori. Ah, finalmente aria nuova, persone nuove, non c'è più la maestra di italiano che odiavo e che anche lei a quanto pare mi odiava. Però, vabbè. E inizia quindi una nuova vita. Tutto sommato, se potessi tornare a quel periodo, ossia alle superiori, lo farei subito e tornerei direttamente all'anno degli esami. Che è una cosa strana perché comunque sia, uno dice agli esami ti devi impegnare, è stressante. E il fatto è che per me non è stato così, in quanto ho studiato delle cose che mi interessavano, ma soprattutto perché in quegli anni si creava una cosa fondamentale finora per me, ossia la mia prima band, i Chemical. Inizialmente ci furono dei cambi di formazione, eravamo 4, poi 5, poi io chitarra, poi basso, alla fine bam, decidemmo che la formazione giusta era un trio, quindi basso, batteria e chitarra, dove io facevo basso e voce. Daniele, Simone e Stefano, 3 ragazzi che sembravano pronti a conquistare il mondo. O meglio, questo era quello che pensava mia madre. Effettivamente non eravamo proprio male, eh. Però prima di prendere lezioni di canto sembrava che io cantassi con una molletta sul naso, tipo in questo video qua. Una volta messi su i primi soldi, decidemmo che era arrivato il momento di registrare il primo disco. Quindi andammo in uno studio con cui avevamo preso contatti e dopo un mese di registrazioni uscì fuori il nostro primo album intitolato Fuori di testa. Quindi noi, fierissimi del nostro lavoro, ci muovemmo per organizzare il nostro primo tour, che vedeva come palco principale quello della nostra amata locanda blues, poi c'era qualche sagra della pantofola e qualche locale improponibile di periferia, roba del genere. Grazie mille.
Nel mentre le mie prime delusioni amorose mi spinsero a scrivere una miriade di canzoni tristi, proprio quelle che ti fanno rotolare le palle. E quindi avevamo una marea di materiale, tanto da poter scrivere un secondo album. Quindi dopo un anno tornammo in studio a registrare il nostro secondo disco, che si chiamò Bella la vita degli altri. Dopo le registrazioni quindi riparte quel momento in cui devi organizzare il tour, e quindi ripartirono tutte le serate nei locali improponibili, nelle sagre della Pannocchia Sciapa, e una marea di serate in cui abbiamo suonato davanti a tantissime sedie vuote. Quel periodo i dubbi sul lavoro e sul futuro diventarono sempre più pesanti, quindi per un motivo o per l'altro alla fine i Chemical si sciolsero. Fin da subito provai a scrivere qualcosa, a produrre musica, però ero bloccato come in lutto. Provai a trovare conforto cercando di rimanere nel settore, studiando come tecnico del suono, e alla fine ci riuscii e mi diplomai. Mi dissi, alla fine stare sul palco dietro le quinte mi andava bene lo stesso, per cui me lo sono fatto andare bene, e devo dire che mi sono anche tolto le mie piccole e grandi soddisfazioni professionali. Qualche tempo dopo però qualcosa cambiò, tornò in me quella voglia di scrivere, di produrre musica, e quindi grazie al Covid iniziai a lavorare al mio primo progetto solista. Mi dissi, suonare sai suonare, cantare sai cantare, produrre sai produrre, metti insieme tutte le cose e fai qualcosa, no? Brutto cretino. Quindi un po' per colpa del Covid, un po' per colpa di questa voglia di fare qualcosa, uscì il mio primo album da solista, chiamato Una Storia Stupida, che poi in realtà è un EP perché è più corto, vabbè, roba tecnica. Devo dire che per essere registrato in questa camera, con attrezzatura sì buona, ma comunque sia non è uno studio, sono molto soddisfatto di quel lavoro. L'unica cosa è che poi finisce il Covid, tocca ritornare a lavorare, e tutta quella voglia che avevo di scrivere e di produrre lascia spazio allo smerigliamento di minchia del lavoro. Per cui, a proposito, se posso darvi un consiglio, se avete voglia di fare qualcosa, fatelo. Non pensateci troppo, perché meglio una cosa non perfetta, fatta un po' non male, ma non benissimo, piuttosto di una cosa non fatta. E questo è anche un po' il motivo per cui io sto facendo questi video su questo canale. Ma arriviamo adesso a un altro punto, perché proprio a causa del mio lavoro, che mi costringeva a fare spostamenti nel pieno centro della città, scopro di avere un'altra passione, ossia la passione per le due ruote. I miei sono sempre stati contrari alle moto, motorini, qualsiasi cosa, per cui io non sono letteralmente mai salito su un motorino, fino all'età di 27 anni, quando mi recai a scuola guida perché gli dissi, guardate, io non sono mai salito su nulla, ho bisogno di imparare perché mi serve per lavorare. Quindi dopo mesi di lezioni e patente presa, decisi che era arrivato il momento di comprare la mia prima moto. Visto che i soldi non erano molti, dovevo un po' accontentarmi, però comunque sia non volevo prendere qualcosa che non mi piacesse, anche perché alla fine la moto deve essere bella. Una moto brutta non si può fare. Dopo mesi di ricerca, la scelta cadde su di lei. Vogue 300 ACX. La Vogue è una marca cinese che era pressoché sconosciuta, che però comunque sia funzionava molto bene. E i miei erano all'oscuro di tutto, perché per loro la moto è sempre stata una cosa pericolosa, sinonimo di morte, che un po' è vero, però vabbè. Questo è un altro discorso. Dopo un anno in sella, capii che forse era un po' troppo piccola per me. Avevo bisogno di qualcosa in più, di un po' di motore in più per dare un po' più di gas, fare qualche sorpasso sul raccordo. E quindi qualche mese fa decisi di cambiarla e ho comprato la sua sorellona, la Vogue 500 AC. Adesso mi trovo benissimo, sto comodo, si va comodi anche in due, e ho modo di portare avanti questa passione perché riesco a fare viaggi un po' più lunghi e tragitti un po' più impegnativi. E niente, finalmente siamo arrivati ai giorni nostri. Se siete arrivati a questo punto del video, ragazzi, vuol dire che, no, non lo so cosa vuol dire, però vi voglio bene, quindi vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace, in modo da rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le mie avventure e disavventure, perché alla fine me ne capitano parecchie. In questo canale, come ho già detto prima, voglio parlare della mia vita e delle mie passioni.
un po' come se fosse un diario di bordo, ed ecco perché l'ho chiamato Simone Pierotti Diary. Spero veramente di rivedervi sul canale, ragazzi. Questo video finisce qui, è stato un vero piacere tenervi compagnia. Ci vediamo al prossimo video, quindi iscrivetevi. Ciao a tutti, ragazzi, fate i bravi.